era previsto il mio saluto, grazie di questa opportunità, sarò molto, molto breve e rapido. Vengo sempre con grande gioia qui alla Fondazione Centro Ricerche Marine, anche per la mia natura, io sono laureato in fisica, insegno matematica e fisica, per cui sono passato alla politica in questo periodo. A volte nelle riunioni politiche si rischia di essere molto strafi, il problema è che piace essere concreto e affrontare col consenso tipico di chi fa scienza. Quando vengo qui respiro nell'affrontare i problemi. Io vi ringrazio, chiaramente questo è il motivo personale. L'altro motivo per cui la città è grata della presenza del Centro di Ricerca Marina e di queste tematiche è del fatto che grazie al lavoro che si fa sicuramente si controlla sempre più approfonditamente quella che è la nostra vita. Io come abitante di Cesenatico non sono, lavoravo da depuratore, quindi un certo segnale di collegamento c'è. Però non ho mai vissuto direttamente di quello che è l'economia legata al mare, ma è sempre stata per me una presenza fondamentale. Io ricordo gli 8 anni vissuti a Bologna, per me ho capito cosa voleva dire il mare per me, perché una presenza che non c'era più, da tutelare e dal punto di vista ambientale. Ma è anche vero, come sindaco, devo sottolineare, termino perché non voglio farvi perdere troppo tempo. È sicuramente fondamentale anche il lavoro che viene fatto perché tanta gente, il nostro territorio in particolare, vive di quello che il mare produce, sia dal punto di vista della pesca, sia dal punto di vista, insieme agli amici, tanta gente davanti al mare piangevamo nel vedere quello che avevamo davanti agli occhi. Per cui oggi poter anche sorridere sicuramente anche merito del lavoro che si fa. Io di questo, ripeto, vi ringrazio, però mi auguro e spero che questi studi, che sono, basta una previsione meteo per allontanare decine di migliaia di turisti in un fine settimana guardando quelle che sono le previsioni in internet. Immaginatevi un danno ambientale, una situazione ambientale di un certo tipo, cosa può comportare per, penso, Cesenatico, 3,5 milioni di presenze, che vuol dire le famiglie che ci vivono, un'economia che si basa su questo. Per cui l'attenzione chiave è che Cesenatico sia anche un po' al centro di riferimento di questi studi insieme ad altre realtà in Italia, ma soprattutto la nostra città possa essere anche riferimento in questa direzione. Per cui vi ringrazio e con grande orgoglio come sindaco di Cesenatico lo dico. Grazie e buon lavoro.